Dopo quasi 15 anni, Caserta torna a vincere contro Sassari. Il successo dei bianconeri è l'ennesimo capolavoro casalingo di Sacripanti, che lo ricordiamo è sempre privo di due giocatori extracomunitari. Un'affermazione che permette ai campani di salire in classifica a 14 punti, in piena zona Final 8 di Coppa Italia. Si ferma a 5 invece la striscia positiva della Dinamo, che perde contatto in graduatoria dalla capolista varese. I 25 punti di Travis Diner, con 9 su 16 dal campo, 7 falli subiti, 5 assist e 33 di valutazione, uniti ai 20 del cugino Drake, con 5 su 8 da 3, non sono stati sufficienti per restare nella scia dei padroni di casa. Caserta, ad una manciata di secondi dal termine del terzo periodo, ha toccato il più 16, ma è più colmato dagli uomini di Sacchetti, che hanno avuto pochino rispetto al solito da Thornton, 5 punti e meno 1 di valutazione. Dall'altro lato, eccellente Yelowatz, 16 punti, 9 rimbalzi, 6 falli subiti e 23 di valutazione. Molto positivi anche Mordente, che ha battuto il muro dei 3.000 segnati in A, e Gentile, 12 punti e 16 di valutazione.